Abbiamo ascoltato le parole di un nonno, no? Di nonno libero, nonno Lino, chiamiamolo in questi due modi. Adesso vogliamo sentire, vivere questo rapporto particolare tra nonni e nipoti, ascoltando una nipote, no? Che è qui insieme alla sua nonna. Lei è Chiara Rosati e la nonna Franca Aluigi. Benvenute al tavolo di Grazie, Siamo Noi. grazie. Allora, Buongiorno. Chiara, innanzitutto tu quanti anni hai? Io ho 16 anni. E hai trascorso molto tempo con la tua nonna? Moltissimo perché abitavamo sotto di lei, quindi stavo più dentro casa della nonna che dentro casa mia. Cosa avete fatto e cosa avete intenzione di fare ancora insieme? Tanto, tanti viaggi, tanti pomeriggi, tante esperienze, mi ha passato molte passioni, mi ha avvicinato alla danza, all'arte, alla cucina. E questo è importante, no? E insomma, ti ha insegnato tante cose, ma la cosa più importante che ti ha insegnato qual è? La Mi ha insegnato? cosa più Il importante, rispetto. irrinunciabile, Il rispetto. il E non rispetto. è poco, eh? Allora, nonna Franca Luigi è nonna di 5 nipoti, si va dai 22 fino ai 16 di Chiara. A lei, Anche Chiara, che 12, anche 12, l'ultimo 12 pensa. anni, sì. Allora, lei Chiara invece che cosa ha insegnato? Questa volta alla nipote, alla nonna. Innanzitutto la tecnologia, perché io se si spegne il televisore non sono capace di riaccenderlo, il cellulare lo stesso, loro col cellulare ci fanno tutto, io soltanto parlare, neanche i messaggi so mandare, però loro, io mi rivolgo, mi hanno insegnato tante cose in questo. Che nipote è stata? Che nipote è Chiara? Non lo so descrivere. Oltretutto bella e va bene, però è brava, brava, paziente. Educata e rispettosa, Ma innanzitutto. qualche volta la sgrida, Chiara, e per cosa le è capitato di arrabbiarsi? Magari insomma, anche guardandosi un po' indietro. Ma, beh, quando era piccolina sì, perché poi litigava col fratellino, c'era un anno, è più grande di un anno al fratello, il secondo, e allora lì spesso bisticciavano, per quello li strillavo. Però no, adesso perché magari penso, ma esci, non ritorni mai a casa, mi raccomando, stai attento, perché sono un po'. Sono più le raccomandazioni. Sì, C'è per qualcosa di quello. Chiara, di suo nipote, che le ricorda lei da bambina? Insomma, in che cosa vi somigliate? Eravamo tutte e due cicciottelle da bambine. Non è No, adesso no, no, cicciottella, da ecco. bambine, lei mi ha detto da Sì, bambina, sì. E ecco, quello era. E il il buon carattere? appetito. Il carattere solare forse come il mio, sì. Carattere. È più bello essere nonna o più mamma? Ah, questa è una domanda da un milione di dollari. Forse nonna. Perché si è Senti. mamma due volte e si è più paziente con i nipoti. Senti Chiara, ti capita spesso di parlare con i tuoi amici dei nonni? Qual è l'idea che hanno dei nonni i tuoi coetanei? Qual è il rapporto? Miei coetanei vedono i nonni come tipo dobbiamo andare al cinema tutti insieme, vabbè allora passo da nonno, magari mi dà due spicci e È il vengo. bancomat il Il nonno. È il bancomat, esatto. bancomat, ecco, bravo. Però hanno anche molti affetti importanti, persone che hanno più rapporto con i nonni che con i genitori, proprio per via magari di un divorzio, una separazione. Io su questo vorrei che mi aiutasse ad approfondire. Perché si va più d'accordo con i nonni rispetto ai genitori? Qual è il motivo secondo te? Beh, perché non sono, non lo so, non sono più vicini a te. Un conto è un genitore con cui passi tutto il giorno, ci vivi, ci stai 365 giorni l'anno, un conto è un nonno che non ti dirà mai di no, E ti vizia un ti vizia pochettino, un po', sicuramente. ecco.